Perché all'inizio si prova tanta difficoltà a imparare la pittura d'olio? È davvero così difficile? Ricordo perfettamente che quando iniziai avevo tanta difficoltà a dipingere. Ero capace di fare disastri incredibili. Nonostante facessi del mio meglio, non riuscivo a dare una forma coerente alle mie emozioni. Creavo sempre dei grandi pasticci. D'altro canto, il clima che si respirava in città non era dei migliori. Tra i gruppi di pittura e all'interno dei gruppi l'atmosfera era molto competitiva e si dava più importanza al talento e al virtuosismo invece di dare attenzione all'impegno, alla costanza e al lavoro. Tutto questo mi portava a pensare che se non ero arrivato fino allora mai sarei potuto arrivare. E questo perché pensavo sempre a me in termini di talento. Cioè, ce l'ho questo talento o non ce l'ho? Sono un artista, sono davvero un pittore. Erano queste le domande che mi facevo continuamente. Diciamo che ci è voluto un processo mio di maturazione interiore per abbandonare tutte quelle domande sulle mie capacità, domande ossessive sul mio talento, su quello che io potevo essere. Da quel momento mi sono messo a studiare con dedizione, cercando di fare mie quelle qualità che mi mancavano. È stato un processo che ha richiesto uno sforzo, ma è stato uno sforzo che mi ha permesso di capire molte cose sui fondamentali della pittura. Con lo sforzo e con il tempo ho infatti capito che ero diventato capace di concepire un lavoro artistico e di saperlo portare a termine, sempre con sicurezza e tranquillità. Ho quindi iniziato a insegnare questo metodo ai miei studenti ed ho avuto subito ottimi risultati. È stata la conferma che mettendo una lente di ingrandimento sulla corretta sequenza delle singole azioni da compiere, le persone erano immediatamente capaci di comprendere il processo pittorico ed avere buoni risultati. Possiamo paragonare l'acquisizione delle abilità pittoriche a un lavoro che un atleta compie sul proprio corpo. Mediante una serie di esercizi specifici, l'atleta potenzia e rende più elastici i propri muscoli, che in seguito userà in combinazioni sempre più articolate e complesse. È chiaro per tutte e per tutti che un pattinatore sul ghiaccio non riuscirebbe mai a realizzare le sue acrobazie senza un solido e preparatorio lavoro di base sui gruppi muscolari e sulle relazioni che intercorrono tra essi. Così è per l'artista. Pratica ed allenamento sono le parole magiche per il raggiungimento dell'obiettivo, ma queste devono essere eseguite con allegria e cognizione di causa. Certamente la predisposizione e il talento sono importanti e possono accelerare il percorso di apprendimento, ma è evidente che senza il corretto allenamento nessun ginnasta compirà mai le sue evoluzioni. Dobbiamo cancellare dalla nostra mente la visione dell'artista che, grazie al suo estro, realizza quadri magici spettacolari con 2 o 3 pennellate. Perché questo è semplicemente falso. Chiaramente esistono geni come Michelangelo, come Mozart nella musica, ma si tratta appunto di geni con capacità mentali fuori dalla norma, mentre la quasi totalità degli artisti, anche di grande fama, è costituita da persone normalissime, come me e come te. Mi piace insegnare la pittura. Ed amo passare alle mie allieve ed allievi la pittura alla prima, perché quest'ultima è una tecnica che trasmette un approccio all'arte basato sull'onestà e sulla sincerità. Questa tecnica distrugge in poco tempo tutte le false credenze che ci sono state inculcate fin dalle scuole elementari e che ci impediscono di progredire realmente nella pittura. La pittura alla prima, se ben realizzata, scava in noi come un caterpillar ed assume il ruolo di vero e proprio demolitore. In pochi minuti, già dal primo esercizio, ti obbliga a dimenticare tutto quello che sai ed apre dentro di te una strada di possibilità artistiche che non avresti mai pensato. Possiamo dire che la pittura alla prima ti porta a prendere coscienza che puoi dirigere l'attenzione là dove è necessario, esercizio per esercizio, passo dopo passo. E questo fa nascere in te la possibilità di risolvere le problematiche artistiche che via via ti si presentano. Questo processo di apprendimento all'inizio crea nello studente un carattere quasi di meraviglia e di sorpresa, ma questo processo diventa anche una fonte di autoincoraggiamento continuo. Infatti, dopo solo qualche esercizio, chiunque si rende conto di vedere aspetti della realtà che prima non pensava nemmeno esistessero.
L'apprendimento avviene quindi a fasi, come salire le scale di un condominio. Ci sono i singoli scalini, le specificazioni da apprendere e poi ci sono i piani, dove le funzioni interiorizzate iniziano a lavorare fra di loro in sinergia, questo in modo naturale, permettendo così di realizzare le prime opere con grande semplicità. Dopodiché si continua a salire fino al piano superiore, in modo tale da sviluppare processi sempre più complessi e divertenti. Se posso definire questa strada con una frase, la chiamerei la via naturale alla pittura. Stiamo quindi parlando di un processo naturale, non di magia. Parliamo di un risultato di semplici esercizi. Esercizi comprensibili perché spiegati passo dopo passo. Tutto questo è infatti illustrato con spiegazioni tecniche, esercizi e la relativa assistenza nel mio corso online di pittura d'olio alla prima. Questo vuol dire che anche se sei completamente nuovo alla pittura, avrai la possibilità di imparare la pittura d'olio e fare progressi importanti. Proporzioni, toni, colori, materiali, pennelli, preparazioni delle tele. Niente di tutto questo sarà più un mistero per te. Già dalle prime lezioni sarai così in grado di effettuare una corretta analisi e comincerai a capire come gestire un processo pittorico dal vero, evitando pasticci e sprechi di colori. Il corso è articolato in 20 video lezioni della durata dai 25 ai 45 minuti l'una. Queste sono le vere basi per imparare la pittura d'olio. Tali temi sono trattati in ordine di difficoltà crescente, rispettando un metodo che permetta di imparare facilmente. Per fare un esempio, potrai affrontare i temi delle proporzioni e dei toni già dalla prima lezione, ma li studierai con maggiore attenzione nelle lezioni che seguiranno. In questo modo, già dalle prime lezioni, sarai dentro alla pittura e sarai chiamato o chiamato a risolvere questioni adatte al tuo livello di conoscenza e di pratica. Sarai quindi accompagnato mano per mano, fino al termine del corso. Completa il corso un'ampia sezione dedicata alla conoscenza del materiale. Il videocorso è stato pensato e progettato per diversi gruppi di persone, anche per coloro che non hanno alcuna o pochissima esperienza artistica. Avere dei dubbi sulle proprie capacità è lecito e normale, ma lavorando lezione dopo lezione ti accorgerai che il traguardo non è così lontano e che poi non sei così male come pensavi. Una cosa certa è che l'età, qualunque essa sia, non influisce più di tanto nel percorso di apprendimento. Anzi, spesso sono le persone meno giovani ad avere risultati più sorprendenti. La mia scuola è nata con lezioni in presenza, in classe, ed ancora oggi perseguo questo metodo di lavoro. Ma mi sono accorto che mediante video lezioni, se ben pensate e costruite, si possono ottenere risultati forse ancora migliori che lavorando in presenza. Questo può sembrare un paradosso, ma grazie alla combinazione con la mia assistenza personalizzata, l'aspirante artista riesce a mettere molto bene a fuoco dettagli che a volte in classe possono sfuggire. Clicca sul link sotto questo video, maggiori informazioni, testimonianze, lezioni omaggio. E se vorrai, potrai iscriverti al corso. Ma ricorda, grazie di aver visto questo video ed essere passato dal mio canale. A presto. Non scordarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al nostro canale. Così rimarrai sempre informato su tutte le nostre attività.